diritto all'uso delle tecnologie informatiche nelle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese rappresenta ormai un nuovo diritto sociale, diritto che è stato esteso anche alla comunicazione fra privati e gestori di pubblici servizi. Le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi non possono obbligare i cittadini a recarsi agli sportelli per presentare documenti cartacei, per firmare fisicamente domande o istanze, nonché per fornire chiarimenti, e non possono richiedere l'uso di formulari che non siano stati pubblicati sui siti istituzionali. La comunicazione e lo scambio di informazioni e dati con i cittadini, le imprese e i liberi professionisti devono essere fondate su principi di semplificazione, trasparenza, efficienza e contenimento dei costi. La digitalizzazione richiede mezzi di comunicazione snelli, rapidi, più immediati e poco costosi, che consentono di avvicinare la pubblica amministrazione a cittadini e imprese con riduzione dei costi, meno code e risposte immediate. Tra gli strumenti attuativi che semplificano e snelliscono la comunicazione vi sono siti istituzionali più trasparenti e ricchi di contenuto, moduli e formulari standard pubblicati online sul sito istituzionale, validi ad ogni effetto di legge anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive, tecnologie digitali che consentono di pagare, ad esempio, i ticket sanitari o l'imposta di bollo tramite strumenti di pagamento elettronico, quali carte di debito, di credito o prepagate. Anche la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi potranno essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica. Strumento per eccellenza è infine la posta elettronica certificata. I siti istituzionali della pubblica amministrazione, grazie alle informazioni pubblicate, considerate a tutti gli effetti dati pubblici, sono lo strumento per eccellenza di attuazione del principio di trasparenza e semplificazione. I dati pubblici contenuti nel sito sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di identificazione informatica, e l'ente ne garantisce la conformità ai provvedimenti amministrativi originali. Sui siti si dà evidenza, ad esempio, alla struttura organizzativa dell'ente, nonché alle tipologie, alle tempistiche, al nome del responsabile del procedimento e alle scadenze dei procedimenti stessi. Sui siti vengono pubblicati altresì l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando le caselle di posta elettronica certificata, l'elenco dei bandi di gara e di concorso, nonché l'elenco dei servizi già disponibili in rete e quelli di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima. Tutto ciò permette di verificare l'operato dell'amministrazione e di disporre di informazioni sempre reperibili e aggiornate. A decorrere dal 1 luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avverranno esclusivamente per via telematica. Per saperne di più si rimanda alle linee guida dei siti web delle pubbliche amministrazioni del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 7 luglio 2011, nonché alle linee guida per i siti web della pubblica amministrazione. Viene qui proposto un breve elenco di siti utili direttamente cliccabili dal vostro device.